C'è anche questa polemica ovviamente aperta dalla comunità ebraica su questa nomina dell'assessore De Maio ad assessore alla cultura. Lei cosa risponde? Che cosa... È una polemica secondo me che deve rientrare, perché l'amministrazione comunale di Napoli non ha nessun sentimento né antisemita né contro la cultura ebraica né contro il popolo ebreo. Anzi, vorrei sottolineare che nonostante le nostre dure, e che continueranno a essere dure fin quando non cambieranno le cose, nei confronti dei governi israeliani non hanno nulla a che vedere col popolo. Se un governo continua a non riconoscere la Palestina come Stato e continua a occupare in maniera assolutamente errata la terra di altri, la nostra posizione è dura. Ma vorrei ricordare che rispetto ad altre amministrazioni che probabilmente godevano anche il plauso in alcuni momenti della comunità ebraica, noi abbiamo fatto cose che altri non hanno mai fatto. Io cito sempre un caso che mi sta particolarmente a cuore: aver strappato una piazza intestata a Gaetano Azzariti, magistrato, presidente del Tribunale delle Razze, data a Luciana Pacifici, che fu deportata di pochi mesi nei campi di concentramento. Quindi a noi interessano i fatti, non le parole. Noi saremo sempre in difesa del popolo palestinese fin quando non ci saranno due popoli, due stati, o la comunità internazionale non porrà fine a questa ferita. E questo non significa essere contro qualcuno, significa essere per. La nostra città è per, quindi sono polemiche, sinceramente, che respingiamo, che respingiamo, che respingiamo. Non ci sono ragioni, basta fare queste polemiche inutili. Questa è la città della pace, la città che vuole far tenere insieme in questa città tanto la comunità israeliana che si rifà appunto alla cultura ebraica, tanto quella palestinese. Quindi per noi devono convivere insieme, però fin quando non ci sarà il riconoscimento dalla parte del torto, non ci sta Eleonora Di Maio, dalla parte del torto ci sta il governo israeliano che continua a occupare in maniera illegale la terra di altri. Immaginatevi un po' se qualcuno un giorno ci venisse a occupare la nostra terra. Noi come che faremo? Resisteremo. E la resistenza è fatta di difesa dei propri territori.